E adesso è il turno del Teatro Europa Auditorium. Siamo con Filippo Vernassa della direzione artistica. Nuova stagione, la musica è il filo conduttore di tutto quello che tu proponi quest'anno, perché o sono musical, o sono concerti, o è danza. Giusto i comici, però anche loro un po' di musica la usano. Assolutamente sì. Diciamo che, come dicevamo prima, la musicalità sarà il fil rouge, la fa da padrona, e lo farà attraverso la declinazione del musical con grandi produzioni internazionali che arrivano in Italia e saranno in scena all'Europa Auditorium, quindi da Priscilla, che avremo a Capodanno, passando per Mamma Mia, oppure a Flashdance, che, pensate, io ho saputo essere il film più visto nel 1983 nei botteghini italiani, quindi il blockbuster del 1983, e che rappresenta un po' il sogno, il saranno famosi di chi vuole fare spettacolo ed entrare in un'accademia importante. Quindi a fare i primi passi nel grande mondo dello spettacolo. I concerti quest'anno, il nuovo assetto, la nuova grandezza di Europa Auditorium, 1700 posti, la grande affezione del pubblico, perché non basta essere grandi, dobbiamo essere anche riconoscibili. Il pubblico ci ha riconosciuto una professione, ma soprattutto ci ha riconosciuto un'identità, quello di teatro di grandi eventi, e questo chiaramente ha fatto sì che diventasse un punto di riferimento, come dicevamo prima in conferenza stampa, per i grandi concerti. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, Malik Caiane, Mario Biondi, due concerti evento di Paolo Conte, i Dire Straits Legacy guidati da Phil Parmer, che saranno con noi, sono in tour mondiale e saranno a Bologna il 5 di dicembre, Goran Bregovic con un progetto straordinario, Three Letters from Sarajevo, un progetto che con la sua musica unisce popoli, unisce religioni, quindi ha composto a Sarajevo queste bellissime composizioni che affascineranno il pubblico. E poi dopo, come la grande danza internazionale, David Parson, dove l'elemento della musica è fondamentale, ma anche un bellissimo Lago dei Cigni con il Russian National Ballet, quindi compagnie di assoluto prestigio, accademie importanti che arrivano da San Pietroburgo e da Mosca. E alla fine i comici, perché vogliamo ridere, vogliamo divertirci, vogliamo continuare a sognare e a prenderci in maniera ironica in giro con due grandi artisti che stanno facendo un percorso straordinario, e l'Europa Auditorium è pronta ad accoglierla: Andrea Pucci e Maurizio Battista. Naturalmente ci sono tutte le formule di abbonamento già a disposizione, ma il punto è che, come sempre, al Teatro Europa Auditorium tanti spettacoli vengono aggiunti dopo, perché per una serie di motivi legati all'industria musicale soprattutto non si possono annunciare subito. Quindi noi possiamo dire: ci saranno delle sorprese. Ma io quello che diciamo a tutti i nostri spettatori, al nostro pubblico affezionato, ai curiosi, perché dobbiamo essere curiosi, e quindi andare a teatro, non solo all'Europa Auditorium, ma andare a teatro, è tenetevi connessi con teatroeuropa.it, perché di novità ce ne sono sempre tante, sia nell'ambito dei grandi artisti, dei grandi nomi del palcoscenico italiano, sia anche nell'ambito della musica leggera. Quindi il nostro è un cartellone che oggi viene presentato, ma è in continuo divenire fino al 31 di maggio. Grazie.